Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, siamo qui radunati in questa celebrazione solenne che, come sappiamo, proseguirà con la processione in onore della Madonna della Vittoria, col titolo che la Madonna, diciamo, si è storicamente conquistata, che gli fu dato in occasione proprio dell'istituzione della festa del 7 ottobre, come tutti sappiamo, in occasione della vittoria della battaglia di Lepanto, che fu attribuita alla sua intercessione. Questa celebrazione cade all'interno di un contesto liturgico delle letture di oggi, che è un contesto che potremmo chiamare la festa del grazie. Oggi il Signore ci invita a riflettere se, come e quanto diciamo grazie. Abbiamo sentito nel Vangelo 10 lebbrosi guariti. Noi oggi non ci rendiamo più conto ben di cosa sia la lebbra e soprattutto di quello che comportava, perché la lebbra un tempo comportava proprio l'esclusione totale dal consorzio sociale. Sapete che i lebbrosi vivevano in dei ghetti non per ragioni di disprezzo, ma per impedire il contagio. Se tu eri lebbroso eri morto civilmente, stavi separato da tutti con una malattia terribile che ti gradualmente consumava decomponendoti, e per certi aspetti peggio della terribile SLA attuale, perché ti dava proprio la composizione fisica con odori nauseabondi fino alla morte in stato di segregazione. Quindi era una cosa terrificante, capite? Quindi essere guariti dalla lebbra, cioè capite cosa poteva significare, no? Eppure uno solo torna a dire grazie, e tra l'altro San Luca nota, non senza una certa puntina polemica, un samaritano, cioè non un, oggi diremmo non un cattolico, d'accordo, sai, un ortodosso, un protestante, d'accordo? Quindi, e gli altri manca di grazie. Quindi capite che c'è una provocazione per tutti noi, no? Ecco, noi tra poco proclameremo, come in ogni santa messa, il prefazio, se vi ricordate, no? Rendiamo grazie al Signore nostro Dio, io il sacerdote, voi che rispondete? È cosa buona e giusta. E poi io continuo: ah no, è veramente cosa buona e giusta. Attenzione a rendere grazie sempre e in ogni luogo. Che significa questo qui? Significa che sempre in ogni luogo. Quindi la nostra vita dovrebbe essere un grazie ininterrotto. Ecco, io amo sempre ricordare il carissimo ora cardinale Petrocchi, vescovo che mi ha ordinato sacerdote, a cui sono legato da un rapporto di particolare affetto, evidentemente, come potete immaginare. Ci diceva sempre a noi seminaristi e poi preti giovani che la forma più alta di preghiera è grazie. Imparare a dire a Dio grazie e riconoscere i molti motivi che abbiamo per dire grazie. Allora, 5 secondi di silenzio. Pensate nel vostro cuore quante volte avete detto grazie de core, dicono a Roma, a Dio, specificando per quali motivi. Perché ce ne stanno infiniti. E se uno dice: ma io non c'ho niente da ringraziare, questo è un problema, questo qui. 10 minuti di silenzio davanti al Signore, a cominciare a pensare alle tante cose che ci abbiamo di cui dire grazie. Perché Dio ci ha dato tutto. Il fatto stesso che io adesso sono vivo e sto parlando è un dono di Dio. Non è una frase detta tanto per dirla, cioè adesso purtroppo alcune cose in questa vita non si possono dimostrare, ma Dio non è soltanto il principio della creazione degli esseri, ma anche della conservazione dell'essere. Se io adesso sono vivo e parlo è perché Dio mi sta mantenendo in vita, anche se io non me ne accorgo. Cioè Dio, solo su questo punto, esercita la stessa funzione che il cuore esercita col nostro organismo umano. C'è qualcuno di voi che durante la giornata pensa: dunque, 67 battiti al minuto, il cuore sta lavorando bene, sto ancora vivo? No, il cuore fa il suo lavoro senza che nessuno se ne accorge. Se ne accorgiamo soltanto quando comincia a farlo male e quando smette di farlo. Ecco, ma così Dio ci mantiene nella totalità della nostra esistenza, e lo fa anche con chi lo offende. Quando una persona bestemmia, quella persona bestemmia con Dio che la sta mantenendo, non solo che non lo fulmina, ma la sta mantenendo in vita e gli sta dando la possibilità di fare questa cosa. Capite? Quindi, se parliamo dei grazie da rendere a Dio, stiamo qui tutta la processione compresa. Ora, un grande grazie noi dobbiamo renderlo in questa circostanza al Signore per aver creato la Madonna. Questo è uno dei più grandi grazie che si possono rendere a Dio, perché
aver pensato e creato una creatura di questa portata, come quella di Maria Santissima, era un'invenzione che poteva avere soltanto il Padre Eterno, perché le perfezioni, la bellezza, la potenza e il candore di Maria Santissima non sono sondabili da nessuna mente creata. Cioè, se noi andiamo a interrogare San Michele, San Raffaele, San Gabriele e tutti i principi del cielo e gli chiediamo chi è Maria, ci diranno tantissime cose belle, ma bene non la conoscono, perché sapete chi è l'unico che conosce bene la Madonna, ma proprio bene? È chi l'ha fatta, la Santissima Trinità, e basta. Noi siamo tutti quanti, l'inno Acatistos dice: i più grandi oratori come pesci sono muti dinanzi a te, o Madre di Dio, del tutto incapaci di dire il modo in cui Vergine Madre tu sei. Tutti zitti, avete visto come fanno i calciatori quando segnano? Se può parlare, silenzio. Cioè, la Madonna è da contemplare, perché per quanto tu possa dire, parlare, dire, ci si perde completamente. Eppure è un ente creato. Immaginiamoci che cosa può essere, chi è che l'ha creata, capite? Cioè, tra Dio e la Madonna c'è un abisso, ma tra la Madonna e noi c'è un abisso lo stesso, pur essendo lei una creatura come noi, perché è talmente alta che non può essere raggiunta da mente creata. Noi la contempliamo. Che cosa ha fatto la Madonna a Lepanto? La Madonna non ama le guerre, non ama la violenza, d'accordo? Però la Madonna è intelligente e sapeva che in quella circostanza non si trattava di fare una guerra tanto per farla, si trattava di preservare la fede dalla sua culla, che era l'Europa, e sapete che l'Islam di quei tempi, oggi ancora qualcuno lo fa, ma sono delle frange, insomma, non proprio universali, predicava l'aggressione forzata, quindi ti invado non soltanto per la conquista militare, ma per importi la conversione forzata, devi diventare islamico per forza, se no scimitarre, capite? E sarebbe stata un problema grosso, sarebbe stata la possibile fine del cristianesimo. Ci sono stati due momenti drammatici, ecco, nella storia dell'Occidente. La Madonna è intervenuta, non certamente perché ce l'ha con quei poveri nostri fratelli e figli comunque suoi, perché i figli di Dio stanno dappertutto, e non ci sono figli di serie A o figli di serie B, ecco. Però è intervenuta a difesa della fede. Questo suo intervento fa comprendere a tutti noi una cosa fondamentale. Questa è la seconda forse domanda che possiamo portarci da questa celebrazione, ed è la seguente: quanto nella mia vita io ritengo prezioso il dono della fede? Cosa faccio per custodirlo, per alimentarlo in me? È una dimensione anche questa assolutamente importante. Qui noi a Sermoneta abbiamo avuto la grazia e la gioia, e non soltanto di avere un'importante casata di Sermoneta che ha partecipato concretamente alle operazioni militari della battaglia di Lepanto, ma anche ulteriori doni da parte della Madonna. Il primo l'abbiamo visto, è venuto un po' prima, l'abbiamo visto insieme domenica scorsa, che è questa stessa cattedrale e tutto il messaggio che porta in sé sulla Madonna e della Madonna. E poi, anche questo l'abbiamo avuto modo di meditare in questi giorni, e il miracolo degli occhi del 1796, quando la Madonna per 4 giorni consecutivi, aprendo gli occhi, manifestò il suo essere presente e vigilante, evidentemente anzitutto sugli abitanti di Sermoneta, ma non soltanto sugli abitanti di Sermoneta, i suoi occhi sono aperti su tutti, però certamente con un sguardo particolare per ciascuno di noi. Quindi ci sentiamo certamente guardati dalla Madonna, e lo sguardo di Maria è uno sguardo che tende a farci in qualche modo innamorare di lei. La Madonna ci guarda perché siamo consapevoli che siamo da lei protetti, e perché ci invita, come fa con ciascuno di noi, l'ha fatto in questa settimana in particolare, da questo momento che entriamo nel clou, ecco, dei festeggiamenti in suolo ancora di più, a guardare a lei come colei che ci assicura protezione, salvezza, ma soprattutto un rinnovato rapporto, amore e vita di fede e di unione con il nostro Signore Gesù Cristo. Con questi sentimenti
ci apprestiamo a vivere questi giorni. Ringraziamo il Signore anche, permettetemi, per la presenza di molte belle sorprese questa sera dei cari confratelli Padre Paolo, penso conosciate, ecco, sta a Valdisciolo ed è un po' l'assistente spirituale dell'Associazione dei Templari Cattolici, che ci onora anch'essa della nostra presenza, Don Pierpaolo e le autorità di Sermoneta che sono presenti, che sono le benvenute a questa celebrazione. Ecco, possa essere questo un momento bello e importante di rinnovata vita, non soltanto ecco, di amore, di comunione soprannaturale, ma anche come dire, orizzontale, sociale. Ecco. La nostra comunità ha bisogno di ritrovarsi unita e di riscoprire nella fede un importante elemento, ecco, di coesione e di unione. Con questi auspici e desideri celebriamo questi giorni, volgendo lo sguardo agli occhi benedetti e purissimi di Maria. Siano lodati Gesù e Maria.